Ciao ragazzi, qui Gabby e benvenuti ad una nuova reaction. Oggi TikTok incredibili che faranno impazzire anche il tuo gatto. Wow, incredibile! Oppure anche il tuo pesce, sì, proprio quello che tieni nella boccetta. No, vabbè, incredibile, che TikTok sono? No! C'è veramente TikTok che non sono reali. Ragazzi, proprio no, reali non lo sono. Partiamo! Questa è la lingua di un gatto vista tipo con il microscopio o qualcosa del genere, molto da vicino comunque. Mi fa paura! Quindi non c'hanno i denti solo in bocca, ma c'hanno i denti sulla lingua! Cosa fossero i gatti se hanno i denti sulla lingua? Fossero così, caspiterina! Ecco perché quando ti leccano ti lasciano tutto il pruritino strano. Non vi guarderò più alla stessa maniera! Partiamo con un TikTok incredibile. Cioè, vedete, questo è un case giallo della Apple, del nuovo iPhone 12. Nuovo, adesso c'è il 13. Però, insomma, guardate qua. Viene riconosciuto il colore del case, viene riconosciuto. Ok, questa è la cosa più sus che abbia mai visto. Sono al negozio. Quella è una... quella era una telecamera. Cioè, tu... ti ci stanno trollando, la mia vita è una bugia. Tutte quelle telecamere che tu hai paura, mamma mia, ma questi mi osservano, mi prendono l'identità. È una roba finta, è un pezzo di lata. Ci trollano, pur di risparmiare, guarda cosa fanno. Le cose più spaventose viste sott'acqua. Golfo del Messico. Oh cavolo, ma quanto lunghi. Mare dei Caraibi. Mare dei Caraibi. Vabbè, quelli sono statue, spero. Però questo che cavolo è? Cioè ragazzi, qualche esperto mi spieghi cos'è uno squid gigante enorme, digievoluto. Ma che razza di tentacolo? Ma è tipo un ragno d'acqua. No, cioè ragazzi, gli alieni esistono e sono sott'acqua. Cose più grandi di quello che pensi. Ma è sempre sta qua. Il più grande animale impagliato. Ma vabbè. Ma è un animale impagliato davvero? Cioè non mi sembra che i conigli esistano così. Rana Golia, quanto grande è la... Hello. Porca vacca! E questo tizio non mi sembra molto felice della scoperta. Rischi tu di venire mangiato dalla rana. E cari barboni, no, non in senso offensivo, nel senso che se avete una barba lunga, questo trick ci salva la vita a noi uomini. È incredibile, cioè tu puoi prendere il tuo rasoio, infilarlo in acqua. Io non so se questa cosa ti fulmina, quindi non provatelo a casa, ma se sei un barbiere esperto e sai quello che fai, l'accendi in una bacina dell'acqua e tutti i peli che c'erano dentro spariscono. Wow, no, cioè da provare, ragazzi, vado subito a provarlo davvero, man. E infatti ha funzionato. Wow, mi sento molto meglio ora. Allora, ci sono alcuni hotel dove hanno telecamere nascoste che ti spiano. Questo è un Airbnb in America, credo. E questo tizio ci spiega come trovare queste telecamere nascoste. Quindi ora lui le cerca in giro. E lui ha praticamente un dispositivo una luce che ti fa vedere gli infrarossi, tipo. Perché sono telecamere di infrarossi, credo. Quindi se hanno la luce blu vuol dire che c'è una telecamera. Quindi una è lì. No. Anche nell'orologio te le mettono. Cioè tu sei là che guardi la sveglia e ti spiano. Ti spiano. Devi avere però sta torcia speciale, mi sa, per trovarle. No, io non mi sento più al sicuro adesso in hotel. Anche nella presa della corrente, vedete là quella lucina blu? È una telecamera. Cioè viviamo in un cacchio di Matrix, non posso più essere al sicuro. Io d'ora in poi mi porto lo scotch in hotel, lo attacco dappertutto. Anche, ecco, anche qui. Posto. Perfetto, mi vedete? Dormire in montagna? Si può! In questo stranissimo... porca vacca, cioè... No. Io soffro di vertigini. Io ve l'ho detto già nello scorso video. L'avevate scoperto, io ci soffro. E c'è gente che riesce a fare questo. Ma come potete? No! Guarda quello come si... Tarzan! Guarda come si infila nella tenda, come sta qui. Guarda quanto alto sei. Ma come fai? Ma per chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare dormire lì? Chi te lo fa fare? Spiegami. Fabrizio, per me è no. Qua così abbiamo un fiore che sboccia, molto interessante. Ma cosa sboccia sto fiore? Sboccia una fragola e... ok, non, ma veramente? È così che nascono le fragole? Ma credo... no, non mi pare che crescano così. Ragazzi, esperti di fiori, confermatemi che è così. Non le guarderò più allo stesso modo e non le mangerò più allo stesso modo. Un ratto che esce.
Ok, l'urlo di questa persona ha fatto volare il ratto. Sentite? Esistono gli airbag per le moto. E qui funziona. Ma diventi l'omino della Michelin. Dove diventi tu l'omino della Michelin? Cos'è? Ma assurdo. Mamma mia, in Soviet Russia questo. No, incredibile. La cosa più bella che ho visto oggi. Ti schianti solo per quello, solo per attivare il tuo superpotere. Ci sono un sacco di gente che ti verrà a 100 all'ora addosso per attivare il potere dell'omino della Michelin. Ma voi sapete ste penne qua infami della stilo, cioè gli evidenziatori? Tu quando li finisci cosa fai? Li butti via, no? No! Non devi! Infame! Tu avresti potuto usare invece il ricaricatore, esistono i ricaricatori. Io non sapevo, ma esiste sta robetta qua strana che la prendi e la inficchi e lo ricarichi. Vediamo come. Guardalo. È scaduto. Oh, non più. Glielo infiliamo tutto. A posto. Ecco qua, magna, magna, magna tutto. Magna l'energia, magna il frullato. Mangialo qui. E poi... E poi come nuova magia! Wow! Incredibile! Vi siete mai chiesti come i tizi del McDonald's sappiano quale ordine il McDonald's? Hanno praticamente uno schermo che ti dice quale macchina hai. Loro te la prendono. Cioè, ti prendono la macchina, te la collegano al tuo ordine. Quindi sanno che l'auto blu ha ordinato tipo 10 Big Mac. Obesino. E sei tu. Ovviamente questa immagine la tengono solo al momento, non è che rimane nel loro database. Però mi sento un po' stalkerato, Ronald ti osserva dalla finestra. Ronald sa i tuoi gusti in fatto di macchine e anche in fatto di hamburger. No! Una nuova invenzione Steve Jobs qua. Il mouse dell'Apple esiste? Cioè, se tu hai tipo un laptop dell'Apple. Allora, fatemi ridire sta cosa. Se tu hai un telefono dell'Apple e hai un MacBook Air, credo, beh, tu puoi fare così e diventa un mouse. Il tuo iPhone diventa un mouse e lo puoi utilizzare. È incredibile. The future is now, baby. The future is now. In America, ora non so in Italia, però a me piacevano un botto i Twix. E non so se in Italia mi confermate se hanno destra e sinistra, perché c'è la domanda ricorrente perché c'è scritto destra e sinistra sui Twix. Beh, perché in America te ne danno uno a sinistra che ha più biscotto e uno a destra con più caramello, come ci mostra la signorina qua. Quindi se tu vuoi più caramello ti mangi quello a destra, se vuoi più biscotto quello a sinistra. Accontentati tutti e due, per quello li vendono così, per non... fare tipo due Twix diversi, ne prendi uno e hai tutte e due le varianti. Furbi, marketing. No, cioè non rovinarmi i Capri Sun, che io me li prendevo. Cosa succede a sto Capri Sun? Praticamente c'è un fungo, ha detto. Quando è tutto così gonfio, strano, potrebbe avere un fungo dentro. State attenti quando sono troppo gonfi, vuol dire... No... Cioè, quando sono tanto gonfi, non vuol dire che hanno più succo. No, no. C'è un mostro dentro e ora ve lo mostra. Vi mostra il mostro. Mettiti una maschera antigas. Cos'è quella roba? Cos'è quella roba? I bambini si bevono sta roba, dice. Ed è un fungo. Oh, è un alieno. È un alieno. Sopprimete, bruciatelo con il fuoco. Oh no, i Capri Sun, ragazzi, no. Mi piacevano un botto e ne ho bevuti tanti. Ecco perché sono diventato così. Ok, queste sono delle Air Jordan del 1988. E questo qua le ha comprate per ristrutturarle. Le ha trovate vecchie, tipo su eBay. E si rompono, ovviamente, con il tempo. Quindi lui inizia a fare un po' i suoi magheggi. Le pulisce, le lava, le fixa. Ricicla pezzi da altre Air Jordan. E insomma le mette tutte assieme e alla fine questo è il risultato, guardate qua. Porca vacca. Guardale. Bellissime. Guarda come erano prima e guarda come sono adesso. Lei uomo sta facendo un ottimo lavoro. Ha ristrutturato un'opera d'arte. Bellissime le Air Jordan, mi piacciono un botto.
È una cosa buona che non ho tagliato l'erba quest'oggi, perché a volte se tagli l'erba potresti ammazzare, triturare dei poveri conigli che si fanno la tana lì sotto. Quello sono no, delle papere. No, sono dei conigli, mi sa, sono dei conigli. Si fanno la tana così. Quindi se vedi queste chiazzette di terra, attenzione che potresti trovare dei conigli. Dipende da dove vivi, poi. Mamma mia, guarda qua, poretti. Pensate che paura se vi avvicinate. Aiuto, starò molto più attento d'ora in poi. Oh, dopo che ho visto questi video, ho capito che sono veramente degli infami quelli che hanno le sale giochi. Guardate tipo questi canestri. Dall'alto con il drone ha sgamato che non entrano i palloni perché sono ovali. Non sono a cerchio perfetto. Sono degli infami, guardali. E tu non lo puoi capire bene da lì. Da lì pensi, vabbè, ma io sono io nabbo. Lo fanno apposta che non puoi fare a canestro. Non voglio farti vincere. È difficilissimo con un canestro così. Mamma mia, le sberle. Adesso picchio tutto, picchio. Mamma mia. No, ma riuscite a crederci che quei cosi del parcheggio sono mollicosissimi? No, bellissimo. No, devo provarci. Cioè, tu pensavi che erano... No... Non sono di vetro. Li fanno così, di uno strano materiale riflettente gommoso. Squishissimo. Allora ragazzi, siete contenti? Vi ho fatto dire wow? Wow, 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 incredibile Gabby, wow! Bravi gattini miei, così! Vabbè, per il resto questi erano i tic troll di oggi. Spero vi siano piaciuti, spero che abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Qualcosa era veramente utile, tipo quello del rasoio e anche quello dello scam delle sale giochi. Era abbastanza interessante, non lo so se lo fanno tutti ovviamente, però alcuni erano veramente divertenti. Altri vertiginosi, altri completamente inutili, ma ti fanno fare una risata, dai. Beh, ragazzi, questo è tutto per questa reaction. Fatemi sapere se ne volete vedere degli altri. Lasciate un bel like, vi ricordo, link del fumetto in descrizione se volete preordinarlo. Ci vediamo a prossime avventure. Ciao ragazzi! Il fumetto di Gabby 16 bit è disponibile per il preordine e per un periodo limitato avrai in omaggio 20 sticker spaziali da appendere dove vuoi. Non ci saranno per sempre, quindi affrettati! E dai, che aspettate a cliccare quel link in descrizione? Non scappa mica! È lì! E vi sta aspettando!